Oggi invece siamo qui riuniti per una very special collaboration. Forse. Ecco, è il momento di assalirmi. Ciao! Chi è? Che è? Lo specchio! Hai visto? C'è un altro cane nello specchio! Buongiorno, buonasera, lucci di mare. Come state? Sì, è esatto, è corretto. Come potete vedere c'è una sostanziale differenza tra il colore di questa zona della testa e il colore di questa zona. È successo un pasticcio con le tinte. Mi sento molto Mirko dei Beehives. E ragazzo Delicia. Ma che schifo! Se vedete una creatura nera di forma canina che mi passa dietro le spalle, è Nina, è la cagnolina di mia madre e sta qui, adesso sta rosicando un asciugamano che le ho dato per giocare. Ma ben presto so che verrà qui a cercare di accoppiarsi col mio braccio, perché è una cosa che le piace tanto. Il momento, vedete, si deve accoppiare con il mio braccio. Dai, fai ciao. Ciao, bella regà, io sono Nina, mi piace leccare la gente, sono molto emozionata dell'opportunità di comparire in questo video. Dammi un bacio. No, non mi ama. Ma è una femmina un po' dominatrice, diciamo. Avete svuotato la garza da Befana? Io vi dico la verità, sì, manco 3 giorni è durata. Sei un ingorda, ma come fai? Ma questa è un'altra storia, con protagoniste me e la bilancia. Oggi invece siamo qui riuniti per una very special collaboration con una ragazza che si chiama Xin Shui Mon, che ha un affascinantissimo canale sulla cultura cinese, cucina asiatica, lezioni di lingua e curiosità sulla Cina. Se volete andare a vedere il video di Xin Shui, vi lascio tutti i suoi link nell'info box. Lei vi parlerà di Addio mia concubina, che sto cercando di reperire ovunque ma che ancora non sono riuscita a trovare, perciò guarderò con molta attenzione il suo video. E io invece, che sono una grande ignorante in cinematografia cinese, ho deciso di fare bella figura con un colpo gobbo al drago rosso, colpo rosso al drago gobbo, colpo grosso al drago rosso. Piantala! E parlarvi di un film sulla Cina, non fatto in Cina. Sto parlando del 36esimo classico Disney secondo il canone ufficiale, Mulan. Forse non molti sanno, ma Wikipedia lo sa perché Wikipedia sa tutto. Sa tutto sui cazzi di tutti. Ci avete mai pensato che Wikipedia è il più grande giornale storico, presentico e futuristico che esista al mondo? No. Io sì. Ma comunque, forse non molti sanno che il film d'animazione Mulan è ispirato a una leggendaria eroina cinese che si arruolò in un esercito di soli uomini descritto in un famoso poema cinese conosciuto come La Ballata di Mulan. Poema scritto nel VI secolo prima della dinastia Tang. L'opera originale però purtroppo non esiste più. Quindi che ne sai che è vero? Visto? Wikipedia è un portale di gossip senza fondamento. Cosa? Ma torniamo a noi. Trama! C'è questa pischella cinese che si chiama Mulan, che in pratica ha raggiunto un'età in cui le tocca fare un esame, in cui viene giudicata la sua capacità di ricalcare i canoni di perfezione della donna cinese, che onestamente non è che fossero tanto diversi dai canoni occidentali delle donne fino al 68 circa. Dimostrato di essere un vero disastro, ma più che per colpa sua, per colpa del grillo portafortuna che la nonna le aggancia una chiappa, se ne torna a casa tutta triste con il pensiero di aver deluso il padre e canta il celebre brano Riflesso, in cui afferma che sarà felice solo quando il riflesso che vede di sé sarà uguale a ciò che ha dentro. Poi però arriva Attila Flagello Tettio e va tutto a scatafascio. Il padre di Mulan, che è vagamente zoppo e cammina a gorbastone, deve quindi arruolarsi nell'esercito, perché i maschioni della famiglia sono gli unici che possono. Ma Mulan, per proteggere la salute del padre, gli ruba l'armatura da samurai nella notte, con un accompagnamento musicale troppo anni 90, troppo tipo Karate Kid, troppo The Final Countdown, e fugge, arruolandosi come Ping. Mulan non sarà sola ad affrontare la sua impresa. I saggi antenati le mandano per errore un guardiano spirituale un po' pasticcione. Il potentissimo, simpaticissimo, indistruttibilissimo Mushu. Che tra l'altro penso essere uno dei personaggi spalla Disney più divertenti mai creati. O almeno a me ogni volta mi fa morire dai risate. Drago, non lucertola, non faccio quella cosa con la lingua. Disonore su di te, disonore sulla tua mucca, Smettila! Mulan! Mulan? No!
E così Mulan, Mushu, il grillo fortunato e il cavallo mucchesco, Accuccia Carolina, iniziano questa strampalata avventura che si trasformerà in una storia epica, costellata da sconfitte, successi, ingegnose astuzie e da un affascinante pettoruto capitano dell'esercito cinese di nome Li Shang. Il numero uno della sua classe, esperto in tecniche di addestramento. Bel pupone. Per chi avesse la possibilità di goderselo in originale, potrebbe apprezzare Mushu doppiato da Eddie Murphy, proprio come il ciuchino in Shrek. Davvero? Ma sorprendentemente nella versione italiana è altrettanto soddisfacente. Dico sorprendentemente perché un doppiatore d'eccezione dà la voce a Mushu. E credetemi che a differenza di Fabrizio Frizzi per Woody di Toy Story, quest'altro conduttore televisivo non mi è per nulla simpatico. Anzi, l'ho sempre trovato uno dei più antipatici della TV. Sto parlando di Enrico Papi. Eh sì, Enrico Papi presta la sua voce a Mushu. E anche se faccio fatica ad ammetterlo, è bravissimo. Bravissimo. Forse avrebbe dovuto fare il doppiatore e non il conduttore TV. Ma comunque, Mulan, film del 1998, è tra i primissimi classici Disney in cui la figura femminile inizia a diventare protagonista attiva dell'azione, nel senso che non è più dipendente dal salvataggio o dalla protezione di una figura maschile, ma anzi è lei ad essere un'eroina forte e letteralmente combattiva. La prima probabilmente è stata Ariel nella Sirenetta del 1989, ma è ancora un'eroina acerba rispetto a Mulan, vero che salva la vita al principe Eric più di una volta, ma è ancora dipendente dalla figura maschile. È per lui infatti che rinuncia a tutto. Successivamente nel 1992 con Aladdin, Jasmine è già un passo avanti e per la prima volta vediamo una donna ribellarsi a una cultura fortemente tradizionalista come quella musulmana, rifiutandosi di sposare chi le viene imposto dal padre. Poi nel 98 arriva Mulan, che spezza in due la cultura cinese, altrettanto tradizionalista e coercitiva verso la donna. Mulan sfida un esercito invasore cambiando sesso, fino ad arrivare alla principessa in Ranocchio del 2009 e a Rapunzel del 2010, dove le protagoniste femminili non hanno subito grandissime variazioni dagli anni 90, in cui hanno già raggiunto il top dell'emancipazione. Rimangono forti, intraprendenti, intelligenti, decise e dinamiche. Ma la vera variazione giunge invece per i co-protagonisti maschili, ormai solo pallide ombre dei nobili, a volte anche un po' fessacchiotti, ma sempre molto in gamba e cavallereschi, ladri o principi che fossero, delle pellicole precedenti. I nuovi mostri della principessa in Ranocchio e di Rapunzel, ovvero rispettivamente il principe Naveen e Flynn Rider, che siano principi come il primo o ladruncoli come il secondo, non sono certo i malfattori dal cuore d'oro che sono stati Robin Hood e Aladdin, o galanti come il principe Eric. Sono più che altro degli omuncoletti molto buffi, ma un po' spregevoli, senza valori, molto egocentrici, che fanno dell'amore un sentimento sconosciuto e della loro unica ragione di vita il dio denaro. Roba da pazzi! Quante cose sono cambiate nei decenni della Disney. Voi che ne pensate? Qual è la vostra eroina Disney preferita? E il vostro eroe? E perché proprio loro? Avete visto Mulan? Vi è piaciuto? Aspetto le vostre risposte nei commenti. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi abbraccio e vi saluto. E ci vediamo come sempre lunedì prossimo. A proposito, una fanciulla di voi mi ha chiesto se posso fare un altro video in cui rispondo alle vostre domande. Il che lo faccio molto volentieri, però adesso andarle a rammucchiare, tipo, sparse nei commenti dei vecchi video, è un attimo un casino. Cioè, mi viene attacco di panico solo a pensarci. Perciò se avete qualche curiosità e qualche domanda da farmi, a cui non ho già risposto nel vecchio video Violetta risponde, voi lasciatemela sempre qua sotto, così io le rammucchio tutte da qua. Sparatele tutte qua sotto e sarà risposto. Your wish is my command. Vi amo, ciao!